No, l'ultima cosa, se loro vorranno uscire successivamente con un vinile, sì, cosa che comunque. Allora, io penso che non è vero che il vinile sta tornando, nel senso è un po' come il vintage shop. È un po' come il vintage shop ormai. È la voglia di ascoltare però, quelle frequenze lì. Però non è la. Sul mercato non inciderà mai più, credo, la potenza significativa. Anche se è molto più figo ascoltare. Ma questo rende l'idea di come la musica oggi sia possibile ascoltare la musica in tantissimi modi diversi. Io ho 49 anni, ho iniziato a ascoltare musica, o ascoltavo il disco vinile, oppure rubavo le cassette e registravo i dischi degli altri, fine, oppure la radio, ma io ascoltavo heavy metal, quindi c'era la radio, non c'era quasi niente. E adesso puoi ascoltare in tutti i modi possibili e immaginabili, ed è infatti anche per questo, grazie alla tecnologia, oltre alla TV, che la musica mai nella storia dell'umanità è stata ascoltata così tanto. Mai, se ci pensate. E quindi merito è anche, non solo dei musicisti, ma di quegli spacciatori di tecnologia di un fondo come Enrico. Tra l'altro, giusto per un'ultimissima battuta, anche per esempio i live stanno venendo tantissimo, perché anche durante i concerti live, oggi lo spettatore che è totalmente passivo, era lì ad ascoltare la ferita, emozionarsi con le loro canzoni, oggi ha un volatile, diventa protagonista anche lui dell'esperienza. Quello non è sempre positivo, però. Molte volte per filmare, poi guardarlo o mandarlo all'amica, si perde proprio magari lo sguardo mio. Io credo che Periscope, per esempio, dal punto di vista dei concerti non sia un pericolo, non sia un problema, perché uno vuole vederlo. Cioè il concerto secondo me, se ti piace, no. Infatti la nostra regola è di mettere, sto proponendo alla nostra produzione di mettere una roba che ha 6 camere sul palco per fare una diretta streaming dei nostri concerti. Tipo voi per voi. E poi guardare, cioè, tipo queste 6 camere. Con queste 6 camere poi se vuoi vedere magari il pubblico, decidi tu cosa guardare, vuoi vedere me, vuoi vedere lui o lui, cosa sta facendo. E quello è come se stessi proprio vivendo in live. Quella cosa lì, sì. Allora, scusate, time out.